una cerimonia nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, Napoli festeggia i suoi Davide di Donatello. Ieri pomeriggio il sindaco Luigi De Magistris e l'assessore alla cultura Nino Daniele hanno omaggiato i film e gli artisti con la medaglia della città e una targa commemorativa. Presenti Antonio Manetti, regista assieme al fratello Marco del miglior film italiano del 2018 Amore e Malavita. Premiati anche il produttore Carlo Macchitella, i musicisti Franco Ricciardi e Nelson e la costumista Daniela Salernitano. Essere stati chiamati qua dal Comune di Napoli per ringraziamento alla città, insomma, mi sembra bello per noi e per tutti gli altri film. E abbiamo avuto magari un po' di coraggio di riprendere una Napoli allegra, una Napoli non solo criminale, e negli ultimi anni si raccontava solo questo. Insomma, noi qualche anno fa abbiamo fatto Song Napoli ed è piaciuto molto soprattutto ai napoletani perché hanno visto un amore verso la loro città. E la bellezza della città che non può non essere raccontata. Un'intera manifestazione importante, la più importante del cinema italiano, ha avuto quest'anno come comune denominatore Napoli e tanti napoletani, quindi è una cosa di cui essere orgogliosi, fieri, e anche una grande possibilità per il nostro futuro che si conferma, cioè la cultura come non solo strumento di riscatto civile ma anche come occasione di crescita sostenibile. Consegnato il riconoscimento a Renato Carpentieri, miglior attore italiano nel film La tenerezza di Gianni Amelio, mentre per Napoli velata di Ospetec c'è la scenografa Ivana Gargiulo. Questo è un ulteriore successo di Napoli, così come era stato alla Biennale di Venezia e così come tutti gli altri premi che stiamo vincendo. Innanzitutto è merito di tutti questi talenti che vanno appunto dai produttori per finire ai tecnici, quindi non sono solo attrici ed attori, ma poi anche un segnale forte che questa città è diventato il set cinematografico sicuramente più ricercato d'Italia e tra i più ricercati del mondo. Questo ci inorgoglisce, ci riempie ovviamente anche di responsabilità. Onori per gli effetti speciali del cartoon Gatta Cenerentola a Carlo Stella, premiati i registi Alessandro Racchi, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone, insieme al patron Luciano Stella che ai David ha vinto come produttore. Stiamo lavorando perché quest'onda continui, si stabilizzi e tutto si possa anche consolidare in luoghi dove strutturalmente si possa creare, si possa innovare. Siamo partiti proprio l'altro giorno dai nuovi spazi dell'Ufficio Cinema e stiamo lavorando ad un progetto che vede in via di realizzazione un cineporto alla Mostra d'Oltremare o spazi produttivi per piccole produzioni nella zona est di Napoli. La manifestazione si è conclusa con l'esibizione di Dario Sansone, Gigi Scialdone e Franco Ricciardi che hanno inseguito i brani dei film.